Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi gli ospiti in collegamento con noi oggi c'è Federico Greco. Ciao Federico. Ciao a tutti. Ciao, Mirko Melchiorre. ciao a tutti. Entrambi autori e registi di un importante film documentario di cui parleremo in questa intervista. Intanto vi faccio vedere il trailer. Aprite l'ospedale di Cariati subito. Il sistema sanitario non deve fare utili e avere sempre un segno nero davanti. Non è solo una questione di quanti chilometri dista il prossimo ospedale. That's the great lesson that we have to learn. Agitate, educate, organize. Ma in che condizioni si devono percorrere? La Calabria non ci sta ad abbassare la testa. L'abbiamo appena occupato. Mo' adesso siamo già una quindicina. Il mercato delle vacche sarà sempre a favore dei privati. In Italia, in Europa, Giacarta arriva, detruit, liquida finalmente la souveraineté de l'État. Sono danni che riguardano la salute, sono la morte di tanti cittadini. Impose la privatizzazione dell'État. Eccoci qua, già molto evocativo, molto denso questo minutino che già ci fa capire dove andiamo a parare. Cioè, lo Stato privatizzando ha finito con il mettere in discussione fino ad annullare il diritto alla sanità dei cittadini. Federico, come nasce l'idea di questo film documentario? Ovviamente nasce dall'esperienza devastante da tutti i punti di vista, pure troppo per quello che avrebbe potuto essere della pandemia. E in particolare nel novembre del 2020, quando il ministro della Salute, diciamo così, senza sprezzo del ridicolo, con sprezzo del ridicolo, decide di mandare Emergency e Gino Strada in Calabria a salvare la Calabria. Ma il problema è che non l'ha mandato a salvare la Calabria dalla pandemia, perché in Calabria la pandemia praticamente c'è stata pochissimo rispetto al resto d'Europa. È andata a salvarla dalle sue stesse politiche sanitarie, di sanità pubblica. Cioè la Calabria è stata devastata, dal servizio sanitario pubblico è stato devastato negli anni, e appena c'era bisogno di qualche posto di terapia intensiva o subintensiva in più, ma si parla di poca roba, perché ripeto, la Calabria non ha avuto un picco come la Lombardia, ad esempio, e il sistema è crollato. E quindi ha mandato Gino Strada, che è andato a cercare di dare una mano, come ha sempre fatto, insomma, soprattutto nei paesi africani. La Calabria in quel momento era un paese africano a tutti gli effetti, e ha mandato Gino Strada a dare una mano a Crotone, all'ospedale di Crotone. E lì, siccome lo conoscevamo, abbiamo deciso di seguirlo per documentare la faccenda e capire cosa stava succedendo. In quell'occasione ci accorgemmo che a 50 km di distanza alcuni ragazzi di Cariati, un piccolo paesino sullo Ionio, avevano iniziato un'occupazione unica in Italia, se non in Europa. Cioè, hanno occupato l'ospedale pubblico del paese, il Vittorio Cosentino, che era stato chiuso con una sentenza che eseguiva gli ordini dell'austerità e dei trattati europei, il piano di rientro del 2010. Era stato chiuso quindi da 11 anni, 12 anni, 10 anni, 2020, 10 anni, e loro finalmente, dopo proteste che insomma, nessuno se l'era mai filati, hanno deciso di occuparlo. E noi qualche settimana dopo li intercettiamo, li conosciamo e decidiamo che quella era una storia bellissima da raccontare, al punto che oggi, dopo 2 anni, siamo diventati fratelli, direi. E questa è, diciamo, uno dei due grandi binari del film, che racconta tutto quello che hanno fatto, come sono andate le cose. La vicenda è ancora aperta, i destini dell'ospedale sono ancora aperti, ma sembrerebbe che ci siano ottime notizie. Il che vorrebbe dire che lottare porta a qualcosa. L'altro grande binario è la nostra classica mega inchiesta macroscopica, che affidiamo come al solito a grandi nomi. In Pigs la affidavamo per esempio a Noam Chomsky o a Stephanie Kelton. Qui abbiamo intercettato
addirittura Roger Waters, Ken Loach, Jean Ziegler, Gino Strada, Vittorio Agnoletto, insomma Nicoletta Dentico, tutti nomi internazionali, che Warren Mosler, Randall Bray, insomma tutti personaggi internazionali che in particolare Roger Waters e Ken Loach si sono innamorati di questa storia dei ragazzi del Lampare e con questo protesto ci raccontano gli ultimi 50 anni della storia del mondo, dell'Europa e dell'Italia, e di come il neoliberismo, la globalizzazione, la privatizzazione, la depredazione, diciamo così, delle ricchezze pubbliche delle varie nazioni del mondo, non più soltanto, diciamo, dell'Africa, ma adesso anche in Europa, si stanno appunto mangiando tutto. E questo è un po', Giacarta sta arrivando, significa questo, cioè Giacarta, che era un monito apparso poco prima del golpe in Cile sulle mura delle città di Santiago, che si riferiva al fatto di quello che era successo nel 65 in Indonesia, quando furono uccisi dai 500.000 3 milioni di comunisti guidati da Sukarno, il presidente dell'Indonesia, che aveva appena dichiarato che avrebbe nazionalizzato tutte le aziende multinazionali che stavano depredando il paese. Giacarta è arrivata lì, e Giacarta, a detta di tutti quanti, quelli che abbiamo intervistato, sta arrivando anche in Italia. Ovviamente in una forma molto più sottile, però con gli stessi identici danni. E se i danni sono fatti al servizio sanitario pubblico, significano, come dimostriamo nel film, direttamente decine, se non centinaia di migliaia di morti. Ecco, voglio chiedere il parere anche di Mirko rispetto alla situazione che ha trovato in Calabria. Ecco, da quello che ho capito dall'introduzione di Federico, la Calabria, diciamo, è sintesi e paradigma di decenni di politiche neoliberiste che hanno annullato il diritto alla salute. Che situazione hai trovato qui, Mirko? Volume. Mirko. Ecco, adesso prova a parlare. Forse è meglio senza. Okay. Sì, è come dici tu. Noi siamo rimasti colpiti dalla storia dei ragazzi di Cariani proprio per quello, perché l'abbiamo vista come una storia raccontare un po' un problema che può essere, che è un problema più vasto, che lo si può trovare in tutte le regioni italiane, quello appunto di aver piano piano smantellato la sanità pubblica a favore di quella privata, e questo smantellamento ha provocato un disastro sociale soprattutto appunto in paesi come Cariati, in regioni come la Calabria. La Calabria che abbiamo trovato è una Calabria ferita, una Calabria molto ferita, che sono anni ormai che lotta per riappropriarsi del diritto alla salute. E questa battaglia di Cariati ha avuto questa importanza, quella di far tornare a parlare di sanità pubblica in Calabria e in tutta Italia. Noi, io e Federico, lo diciamo sempre, siamo orgogliosi di aver partecipato con loro a questa battaglia, perché attraverso il film siamo riusciti ad entrare nel vivo della lotta, perché nel momento in cui abbiamo fatto l'intervista a Roger Waters, gli abbiamo chiesto di fare un appello per i ragazzi, Roger Waters lo ha accolto subito, ha fatto questo appello che ha fatto il giro di tutti i media nazionali e locali, e questa cosa è stato un paradosso, perché ha smosso più questa cosa qui che le politiche degli ultimi 30 anni italiane, e ha messo un po' spalle al muro la regione, il presidente della regione, e a quel punto si è sentito quasi un po' costretto di dover fare una dichiarazione nella quale si sarebbe impegnato lui in prima persona a riaprire questo ospedale. Noi quello che diciamo sempre anche ai ragazzi di Cariati è che loro devono continuare la loro battaglia, è giusto che continuino, e fino a che non riescano a ottenere, diciamo, il risultato, ad arrivare alla vittoria. Però quello che diciamo sempre è che loro devono cercare di espanderla questa lotta, loro devono parlare anche con altre realtà, con altre reti, con noi lo diciamo sempre, con anche altre realtà che ogni tanto si vede che Mirko ha una connessione non perfetta. Vediamo se riusciamo adesso a sentirlo. Mirko, ci senti? Ecco, torniamo allora da Federico. Federico, avete avuto modo di relazionarvi anche col presidente della regione? Cioè, Occhiuto ha risposto alle vostre domande? No, noi direttamente no. I ragazzi dell'occupazione sì, costantemente, soprattutto
dal momento in cui è arrivata questa batosta inaspettata da parte di Roger Waters, insomma, un po' paradossale, no? Che una rockstar sposti i destini di alle 80.000 e 300.000 persone, questo è il bacino di utenza di quell'ospedale, a seconda che si sia in inverno o in estate. E, la cosa altrettanto paradossale è che ho chiuso, che assomma in sé per la prima volta i poteri di presidente della regione e di commissario straordinario, era nell'entourage 12 anni fa di Scopelliti, quello che ha chiuso l'ospedale. Quindi è come se, non so, si fosse pentito, avesse capito che cosa hanno fatto o cos'altro. E vabbè, è un bel paradosso che devo dire non accade solo in Calabria. In ogni caso, noi siamo sempre poco interessati a smascherare, diciamo così, le porcate dei politici di basso cabotaggio. Nel senso che noi quello che diciamo sempre, anche con Pigs, è a livello nazionale stiamo parlando di meri esecutori. Gli ordini vengono dall'alto, vengono da istituzioni pubbliche, pseudopubbliche internazionali, sovranazionali. E a loro volta, a loro arrivano da grandi interessi di corporation transnazionali private, che con opera di lobbismo decennale lavorano per ottenere i loro meri profitti. La sanità, abbiamo scoperto e diciamo, mostrando i documenti nel film, è una prateria infinita di profitti, i servizi sanitari dei vari paesi, infinita. E le grandi multinazionali del farmaco, ma non solo, stanno facendo di tutto per appropriarsene, quindi per far diventare l'Italia come gli Stati Uniti, in cui praticamente la sanità pubblica non esiste, esistono solo le assicurazioni private. Una cosa incredibile è che questo è successo fino a qualche anno fa, soltanto nei paesi poveri, o America Latina, appunto, dove hanno ucciso pur di appropriarsi degli asset pubblici, ma adesso Giacarta sta arrivando in Italia, sta arrivando in Europa. Cioè noi stessi, perché diciamocelo, nei decenni precedenti, collegandoci a doppio nodo agli americani, agli Stati Uniti, ed essendo servili coloni della NATO e degli interessi statunitensi e del Washington Consensus, siamo stati complici della devastazione dei paesi dell'Africa, del Terzo Mondo, dell'America Latina. Questo va detto. E adesso iniziamo ad essere vittime. E questo significa in qualche modo Giacarta sta arrivando. È arrivata lì decenni fa, sta arrivando qui adesso. Vediamo se Mirko ci sente adesso. Mirko, sei tornato? Sì, io sono tornato, non so fino a che punto si è sentito. No, no, avevamo quasi completato, si era quasi sentito tutto, solo la parte finale avevamo perso, però non ti vediamo, lo vediamo, regia. Ecco, sì, insomma, è tornato, ti vediamo e ti sentiamo. No, stavi ragionando, insomma, ci stavi spiegando un po' quali sono state le tue impressioni qui nel mettere a fuoco la situazione della sanità calabrese, ma è un problema secondo te questo solo di una regione in particolare o è un problema che si può replicare da altre parti? No, non questo, ti ripeto, quello che dicevo prima, la storia di Cariati è una storia simbolica, è una storia che potrebbe ripresentarsi in tante altre regioni. Noi qui a Roma, ad esempio, qui nel Lazio abbiamo tantissime situazioni di disperazione da un punto di vista sanitario. Abbiamo anche diversi ospedali che sono stati chiusi, abbiamo l'esempio di Villa Tiburtina, che sono anni che stanno lottando anche i ragazzi di Villa Tiburtina per la riapertura dell'ospedale. È una condizione, ti ripeto, che si amplia, che prende una fascia molto più larga della Calabria, perché ti ripeto, è una lotta per i diritti sociali. Dobbiamo tornare a parlare, quello che io prima che dicevo pure, bisogna tornare a parlare di diritti sociali. Noi con i ragazzi di Cariati diciamo sempre che devono fare rete con tutte quelle persone che si stanno battendo. Perché è proprio una battaglia che dobbiamo combattere per ricominciare a riappropriarci dei diritti: i diritti della salute, della salute, i diritti del lavoro, i diritti di un'istruzione, di una vita dignitosa. Dobbiamo ricominciare a combattere perché la situazione è drammatica. Federico, ci sono state reazioni rispetto alla
pubblicazione di questo vostro film documentario? A parte, insomma, so che il pubblico sta apprezzando molto, anche ieri a Roma c'era anche Marco Rizzo che mi ha chiamato oggi davvero entusiasta, mi ha detto: guarda, è un lavoro eccezionale che mi riprometto di vedere anch'io al più presto. Non so se avete in programma diciamo delle tappe calabresi, insomma, verrò con grande piacere, ma anche fuori se è del caso. Che riscontri state avendo rispetto a questo vostro lavoro? Allora, dal punto di vista, diciamo così, meramente dei riscontri del pubblico, se piace o non piace, ieri è stata la vera prima del film, perché noi abbiamo fatto delle tappe in Calabria prima, ma chiaramente in Calabria l'attenzione e l'entusiasmo era mille, e non c'è bisogno di dire che è piaciuto tantissimo a Rossano, a Reggio Calabria, a Cosenza abbiamo fatto tre date, adesso ne faremo a Crotone, a Cirò, a Catanzaro, a breve sapremo qualcosa di più preciso. Quindi ieri a Roma è stata, diciamo così, la prima nazionale con un pubblico vero, con un pubblico che non era già immediatamente empatico nei confronti della lotta, perché la vede da lontano, e le reazioni che sto ricevendo, che tutti noi, anche Mirko, Alessandro, anche i ragazzi di Cariati stanno ricevendo proprio in queste ore, sembrano essere entusiaste. Sono soprattutto contento del fatto che ci riconoscono che il film è ancora superiore a Pigs, ma d'altronde noi siamo cresciuti, insomma, abbiamo qualche anno di più, abbiamo capito un po' più di cose, abbiamo studiato di più e siamo ancora più arrabbiati. Dal punto di vista, diciamo così, invece, della difficoltà di farlo andare in giro, ci sono due ordini di problemi. Uno è che il cinema sta morendo, purtroppo ci sono in sala 60% in meno di pubblico rispetto al 2019, cioè prima della pandemia, e la maggior parte dei film in qualche modo si comporta come il nostro. Trova sale, date, orari, quando può, si infila nei momenti migliori, non ci sono più le tenniture di una volta, un film che rimane in sala 3, 4, 5 settimane. Il nostro, poi, figuriamoci, è ulteriormente indipendente, perché questa indipendenza per noi è fondamentale per riuscire a fare le cose in totale libertà, quindi facciamo molta fatica. D'altro canto, abbiamo anche avuto, è presto per dirlo perché appunto stiamo iniziando adesso, ma abbiamo anche avuto, diciamo così, delle resistenze a proiettare il film in regioni dell'Italia che vengono definite molto ricche, in cui la sanità pubblica funziona, sto parlando del centro nord Italia, e che però non vorrebbero che si sapesse che c'è un film che parla di sanità pubblica e che denuncia la privatizzazione della sanità pubblica, perché, diciamolo, queste regioni, le cosiddette regioni di eccellenza, no? Facciamo esempio Marche, Emilia Romagna, eccetera, eccetera, Toscana, in realtà sono una china molto pericolosa delle privatizzazioni, anche loro. Detto questo, chi è che privatizza? Tutti hanno privatizzato, tutti hanno distrutto la sanità pubblica, lo denunciamo, lo dimostriamo molto bene nel film, ma hanno iniziato e sono i più entusiasti i governi di centrosinistra. Questo è indubbio, basta ripercorrere la storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale al 78, passando per la prima riforma del 92, la seconda riforma del 99, la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001. Insomma, quindi, insomma, è facile capire che questo film dà fastidio in maniera trasversale, e lo stiamo cominciando a vedere anche nel particolare. Non faccio nomi semplicemente perché, come diceva Pasolini, gigante rispetto a noi nani, non abbiamo ancora bene le prove, non possiamo dimostrarlo, però è successo che ci hanno impedito in alcuni casi di fare il film. Quindi c'è, insomma, un po' di desiderio di censura da parte della politica, ma anche i grandi big data cercano un po' di silenziarvi, oppure finora, insomma, questo, vabbè, ancora forse non hanno avuto il tempo per mettervi la museruola, Mirko? Ma quello non lo sappiamo, non abbiamo le prove, però abbiamo notato che la nostra pagina Facebook, che è Pigs the Movie, che abbiamo aperto 5 anni fa quando facemmo lo scorso film, e nonostante abbia più di 15.000 follower, vediamo che interagisce molto poco, quindi è come se ci fosse un piccolo sospetto. Ecco, no, diciamo che ne sappiamo qualcosa pure noi, diciamo, di queste tecniche per colpire senza
far rimanere il sangue nelle mani di chi attacca. Va bene, ragazzi, volevo capire anche un'altra cosa da voi. Questo vostro lavoro parla chiaramente dei disastri combinati dalle politiche neoliberiste che dalla caduta del muro in poi sono diventate dominanti in tutto il mondo occidentale, ma volevo capire se trattate anche l'argomento Covid dentro questo contesto più generale o se sono invece due fenomeni che non si toccano nel vostro lavoro. Federico e poi Mirko. O prima Mirko e poi Federico, perché ho visto che Mirko già era partito. Allora Mirko e poi Federico. No, è uguale, uguale. Guarda, sì, allora tocca anche l'argomento Covid e tocca soprattutto l'argomento vaccini. Diciamo che non abbiamo né tempo né modo di affrontarlo a fondo, perché comunque il film, diciamo, affrontava la tematica da un altro punto di vista, di quelle che erano le trasformazioni economiche e politiche degli ultimi 50 anni. Però non potevamo non parlare anche di vaccini. E di vaccini ne parliamo seguendo sempre quelli che sono gli interessi, cioè cercando di andare a indagare per quelli che sono gli interessi delle multinazionali e dei famosi filantrocapitalisti che ci sono dietro la produzione dei vaccini. E adesso, senza svelare troppo del film, comunque diciamo che partiamo da un caso simbolo, il caso del 92, quando il ministro De Lorenzo reso obbligatorio la vaccinazione per l'epatite B, e poi uscì fuori che fu questa obbligatorietà fu fatta dietro un pagamento di una tangente enorme, denunciata e passata in giudicato. E giudicata. Questo fa capire come sono anni che i ministri della sanità sono praticamente delle persone che rispondono a quello che è il potere dell'industria farmaceutica. E questo lo è stato con De Lorenzo nel 92, lo è stato con la Lorenzin nel 2017, ed è un metodo che continua a replicarsi. E probabilmente, diciamo, anche se non affrontiamo proprio la questione Covid, diciamo che chi vuole riesce a trovare una risposta, insomma, a tutto quello che è accaduto in questi due anni, visto la violenza con cui è stata imposta questa vaccinazione obbligatoria. Ecco, Federico, voglio anche un tuo di parere su questo. Sì, in realtà diciamo che i lunghi titoli di coda iniziali accompagnati da Money di Roger Waters, che ci ha dato i diritti della canzone, ricapitolano in 5-6 minuti tutto quello che è successo dal 2020 al 2022, no? Da quando tutte le tragicamente ridicole imposizioni e decreti che ci hanno fatto diciamo chiudere, e tutto quello che sapete che è successo. Quindi in realtà il discorso sul Covid c'è perché è il pretesto per parlare. D'altronde l'idea ci è venuta proprio per questo, chiaramente, per quello che è successo nell'epoca della pandemia, ma è un grande trampolino di lancio del film, perché se vogliamo in qualche modo sintetizzare la tesi del film è questa: ma ci siamo resi conto che in pandemia, cioè, non è stata la pandemia a dare una spallata all'Italia, è stata la sanità pubblica che ha dato una spallata all'Italia, che essendo stata privatizzata e martoriata e devastata e desertificata, non ha retto appunto quello che è successo, e lo ha reso molto più tragico di quello che poteva essere. E quindi questo pretesto, come al solito, ci lancia una riflessione molto molto ampia, che parte dagli anni 50, dagli anni 70, quindi storicamente, diciamo, sia in orizzontale che in verticale. Quindi sotto traccia, ma neppure troppo sotto traccia, il Covid e la pandemia stanno sempre là dietro l'angolo, che occhieggiano, e secondo me allo spettatore dicono: guardate, che ricordatevi che quello, tutto quello che vi stiamo raccontando, tutte queste maschere che cadono, sono tutte responsabili di quello che è successo. Insomma, si poteva gestire molto meglio, fondamentalmente non
distruggendo la sanità pubblica. Jean Ziegler nel nostro film dice: il servizio sanitario nazionale di qualunque Stato dovrebbe essere considerato alla stessa stregua della difesa. Cioè un asset pubblico completamente nazionalizzato al servizio della popolazione come forma di difesa sia in tempi di pace sia in tempi di guerra. E invece la cosa veramente interessante, veramente criminale, è che nonostante tutti i famosi simpatici aedi dell'andrà tutto bene dicessero la pandemia ci insegnerà sicuramente che adesso dobbiamo cambiare, la pandemia ci insegnerà che dobbiamo rifinanziare la sanità pubblica, è successo esattamente il contrario. Voi sapete che la Meloni ha insomma, da poco chiesto di mettere alcuni soldi sullo servizio sanitario pubblico, gli hanno detto no, no ciccia, è stato stabilito che nel 2023-2024 il servizio sanitario pubblico sarà definanziato di più rispetto a prima della pandemia. Durante la pandemia c'è stato un picco di finanziamento, e te credo, meno male, ma non abbiamo imparato niente, non abbiamo imparato niente. Finita la pandemia si ritorna ad andare alle percentuali sul PIL, intorno al 6,1, 6,2, eccetera, eccetera, e ancora addirittura sotto. Quindi il sospetto, e lo diciamo chiaramente nel film, è che come ogni crisi, 11 settembre, la guerra in Ucraina, la crisi finanziaria 2007-2008 che poi è diventato uno tsunami in Europa, che come ogni crisi questa pandemia sia stata cavalcata da chi ne ha visto uno straordinario pretesto per fare profitti. E come potete ben immaginare, insomma, sappiamo tutti chi può essere, ma soprattutto sappiamo tutti chi può aver agevolato a livello istituzionale questi profitti e questi vantaggi per le grosse multinazionali del farmaco o private in generale. Lo sappiamo tutti, non c'è neanche bisogno di dirlo, e anche perché nel film lo diciamo molto molto chiaramente. Sì, bisogna anche sottolineare la stranezza nel notare come le stesse persone, Mirko, che hanno passato gli ultimi 30 anni a distruggere il Servizio Sanitario Nazionale per difendere in teoria le ragioni dell'economia, poi improvvisamente abbiano deciso di distruggere completamente il tessuto produttivo italiano chiudendo la gente in casa, cavalcando l'isteria pandemica. Ecco, come si tengono insieme queste due cose? Sì, un po' come quello che dice Federico, nel senso, altro aggiungerei anche un'altra cosa, che fino alla pandemia si è tenuto il deficit sotto al 3%, e quando è arrivata la pandemia poi a un certo punto non si sa come si è deciso di alzarla all'11%, quindi questo fa capire che sono scelte politiche che hanno distrutto negli anni passati il tessuto sociale. E questo è devastante, perché ti rendi conto che più che altro non capisci se è ignoranza o se è profonda, profonda cattiveria, o se è voluta la cosa, perché ti ripeto, il limite del 3% no, è proprio un esempio, è scandaloso, no, che fino a qualche anno fa ci dicevano sempre non possiamo rifinanziare quello perché dobbiamo il limite al 3%, non possiamo dare i soldi lì perché non possiamo dare il 3%, poi a un certo punto pandemia non si sa come arriviamo all'11%. Questo ti fa capire quanto, e adesso si ritorna un'altra volta ai livelli pre-pandemia, quindi ripeto, non si capisce se è ignoranza o se è veramente un disegno perfido. Forse è più probabile la seconda. Va bene, allora chiudiamo questa nostra intervista. Vi lascio un minuto ciascuno per convincere tutti quelli che ci stanno guardando ad andare a vedere il film documentario il prima possibile. Dove? Federico, chiude Mirko. Allora, dopo le anteprime che abbiamo fatto oggi, ieri a Roma e stasera, tutto sold out a Roma sempre, ieri al Nuovo Olimpia, stasera al Giulio Cesare, e, diciamo, gli esercenti si sono convinti che vale la pena darci altre sale, per cui saremo di nuovo a Roma, la prima volta credo che lo diciamo perché l'abbiamo appena scoperto, saremo di nuovo a Roma lunedì e martedì prossimo, 19 e 20, se non sbaglio alle 21, al Greenwich,
e una matinée al Quattro Fontane alle 11 di domenica 18. Abbiamo sale anche a domani, per esempio, a Bolzano, venerdì a Matera, sempre lunedì e martedì prossimo, 19 e 20 a Torino e Firenze. Stiamo lavorando su Bologna, stiamo lavorando su Milano, su Cagliari, su Bari, eccetera, eccetera. Come dicevo prima, una parte di queste sale sono dovute al lavoro enorme ed eroico che fa il nostro distributore Andrea Cilla della Firouge. L'altra parte di queste sale è dovuto a un lavoro altrettanto eroico di attivisti, di persone che non trovano i loro film, come è successo con Pigs, che non trovano i loro film nelle loro sale, nelle loro città, chiedono all'esercente, gli dicono: guarda che se tu fai il film ti porto 50, 100, 200, 300 persone, a Pescara ne facemmo 500, e alla fine riusciamo a stare in sala per mesi e mesi. Mirko? Io anche rinnovo l'invito a tutte le persone di andare al cinema, al Greenwich, lunedì 19, martedì 20, alle ore 21.30, non 21, 21.30, e al cinema Quattro Fontane la domenica alle ore 11. E è fondamentale che il film vada bene, è fondamentale che le persone vadano al cinema per far capire che c'è interesse su queste, riguardo queste tematiche. Il film più va bene e più ha la forza per poter arrivare su diverse piazze italiane. Dove non arriva in via ufficiale, come ha detto Federico, si può fare una sorta di cinema on demand. Si va ai cinema, si bussa e si dice: vogliamo vedere questo film. Ti porto tot persone in sala perché ci sono tantissime persone che sono interessate a questo film. Quindi per via ufficiale ci arriviamo noi. Per vie, diciamo, dal basso, ci auguriamo che ci diano una mano tutti gli attivisti, tutte le reti che vogliono che si parli, che si torni a parlare di sanità pubblica. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, invito tutti quelli che ci guardano ad andare a guardare prima possibile il film documentario C'era una volta in Italia. Ringrazio Federico Greco e Mirko Melchiorre per essere stati con noi, insomma registi che non servono il potere costituito ma cercano di difendere tra mille difficoltà le ragioni della verità e della giustizia sociale. Grazie ancora Federico e Mirko. Ciao, grazie. Ciao, a voi. Grazie. Bene, cari amici di Visione TV, finisce qui questo nostro approfondimento. Come sapete, anche Visione TV vive soltanto grazie alle libere donazioni di chi ci guarda. Ci potete aiutare donando i numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione, oppure andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi. Grazie ancora, una buona giornata.